Eh, benvenuti alla eh, terza giornata del nostro festival. Eh, io eh, devo solo velocemente introdurre i nostri ospiti eh, a questo talk che eh, ha un titolo 2024, le nuove regole del patto di stabilità e crescita e la, le statistiche di finanza pubblica. Cercheremo in uh, questi 40 minuti di affrontare questo... Eh, tema eh, che è piuttosto sfidante per la statistica ufficiale perché come vedremo tra poco ci sono delle questioni su cui le questioni di misura diciamo, del sistema dei conti nazionali e non solo eh, verrà messo a un ulteriore stress. Ehm, noi stiamo ehm, parlando dallo spazio bomben eh, di Treviso dove si svolge il Festival della statistica e della demografia dell'Istat, eh, un'iniziativa che eh, abbiamo al, portato al nono anno. Eh, di vita e che svolgiamo in collaborazione con la Società Italiana di Statistica e la Fondazione Gini. Um, come sapete, possiamo, eh, abbiamo un pubblico che ci segue sui canali social e eh, su Rai Pubblico Utilità abbiamo una, eh, una diretta in corso. E io ringrazio il pubblico che ci segue da remoto. Velocissimamente introduco gli ospiti: c'è il presidente dell'Istat, Francesco Chelli, eh, la presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, Lilia Cavallari. Che ringraziamo molto per essere con noi, uh, il dottor Ottavio Ricchi, che è il responsabile della direzione analisi economica del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In collegamento, eh, il dottor Renato Loiero, consigliere, eh, consigliere economico del Presidente del Consiglio eh, dei Ministri, ed è stato presidente della COGIS, che è la Commissione di Garanzia della Statistica Ufficiale, è un organismo che fa parte del nostro sistema della statistica ufficiale. Dicevo, um, il patto di stabilità che cambia, um, il nuovo scenario di um, regolatorio dei conti pubblici eh, europei e le sfide statistiche che questo nuovo quadro regolatorio implica. Come sappiamo, una decisione definitiva ancora non c'è, ma a grandi linee sappiamo che ci sono dei nuovi indicatori unici che semplificheranno e che renderanno la lettura della dinamica dei conti pubblici paese per paese in un arco uh, pluriennale, un arco pluriennale che appunto eh, diventa un arco pluriennale lungo che incrocia sull'ultimo ventennio e che quindi eh, in qualche modo eh, comprende in maniera mh, significativa, diciamo determinante, la questione demografica. Io partirei da questo aspetto con il Presidente Kelly eh, per fare una riflessione sul fatto che in questo festival abbiamo parlato diffusamente di, um, di demografia, ma eh, in, questo, in questo contesto la demografia entra nei modelli di previsione e dice la sua in un momento in cui effettivamente eh, cambia un po' il quadro della struttura della popolazione, delle sue dimensioni e delle sue determinanti no, sull'economia nazionale. Buongiorno a tutti, innanzitutto anche a quelli che ci seguono da lontano e mi fa molto piacere vedere quest'aula eh, dove ci sono molti giovani, questo sicuramente è uno stimolo per essere breve e più chiaro possibile eh, sono eh, affiancato dal direttore centrale della contabilità nazionale, il dottor Giovanni Savio senza il quale, così io posso fare solo un, alcuni cenni, poi ci penserà lui a dire tutto, <ride> tutto il resto. La la demografia, più che altro l'evoluzione dei dati demografici dovrebbero indurci a un certo ottimismo. Eh, la vita era molto breve, nell'unità d'Italia eh, si è molto allungata, la mortalità infantile era altissima, è eh, diminuita moltissimo, mh, eh, quindi dovremmo, diciamo, seguendo questa evoluzione eh, della, de, dei dati demografici di lungo periodo, eh, chiaramente questo dovrebbe in qualche modo eh, permetterci di avere un, una visione, del futuro positiva. E avremo un nuovo equilibrio, un nuovo equilibrio che sarà probabilmente eh, basato su una natalità inferiore, una mortalità inferiore, ecco. però nel frattempo ci sono i prossimi 20-30 anni che, in cui a questo equilibrio, noi tendiamo a questo equilibrio, i prossimi 20, 30 anni saranno fortemente squilibrati, molto squilibrati, perché la demografia è una scienza che sappiamo a tempi lunghi proprio per, per definizione. E allora io volevo parlare di quale squilibrio ci attende, perché quello è importante. L'equilibrio che ci attende più o meno lo sappiamo, lo sappiamo valutare, ma lo squilibrio eh, ci, ci, ci porta a qualche considerazione. La popolazione diminuirà, eh, all'inizio lo vedremo poco, nel 30 circa un milione di persone che diventeranno quasi 6 nel 50 e poi alla fine arriveranno a essere mh, 13. Nel 2080, ma se non vogliamo arrivare, fermiamoci al 50, 6 milioni, di persone, 6 milioni di persone, quasi 6 milioni di persone in meno. Con uno spopolamento che non, non seguirà eh, diciamo una logica territoriale, cioè non tutti i territori si spopoleranno allo stesso modo, questo è anche abbastanza chiaro. Eh, il nord perderà, perderà poco più di 200.000 persone, quasi 300.000 persone nel 50, mentre il sud perderà 3,6 milioni, cioè pagherà un contributo molto più, più alto allo spopolamento. E quello che è chiaro è che nessuna ipotesi riproduttiva ci potrà portare a riequilibrarci in fretta, perché come tutti sappiamo eh, è un prodotto, sono due fattori, uno è, la, è il tasso di fertilità, di fecondità, e l'altro è il numero di donne. Eh, siccome il prodotto si ottiene con il contributo dei due fattori, se il numero di donne diminuisce, eh, anche se noi alziamo l'altro coefficiente, però non è che possiamo in poco tempo a meno di non portarlo a valori che sono inimmaginabili. Quindi. I flussi migratori sono attesi essere molto positivi e continuano in questo, in questo senso, ma è chiaro che non, non saranno in grado da, da soli di eh, riequilibrare il saldo naturale. Quindi, eh, che struttura per età ci attende? Ci attende una struttura per età con un circa l'11% nel 2050 di under 14, 1 su 10, poco più di 1 su 10, quindi, un 54,3% di persone in età lavorativa e un 34,5% di over 65. Che non è detto che non lavorino tutti, però, per definizione sarebbero io sono lì su quella soglia, mi manca ancora un anno, ma tra un anno sarò una eh, over 65. Questo vuol dire che il, se andiamo a vedere lo squilibrio, quindi il rapporto tra le persone, tra il numero di, di individui in età lavorativa e il numero di individui non in età lavorativa, cioè tutti gli altri, questo rapporto passa da 1 a 4 a 1 a 3 in 30 anni e diciamo il salto è piuttosto, è piuttosto forte e noi perderemo circa eh, in 30 anni eh, diversi milioni, più di 7 milioni di individui proprio in quella fascia lì. Eh, L'altra eh, fasce saranno più piene, come abbiamo, come abbiamo detto, la fascia degli over 65. Ora lasciamo stare tutti i discorsi che adesso hanno veramente una ricaduta socio-economica sul numero di persone sole e anziane, non sul numero di persone sole e giovani che quelle tutto sommato. Se la cavano sicuramente, e quello sì, certamente dal, dal punto di vista dell'assistenza, ovviamente dal punto di vista della previdenza. E le persone sole: più del 60% saranno eh, over 65, quindi saranno persone sole e anziane nella maggioranza dei casi. Quindi, nel cammino verso un nuovo equilibrio che tutti ci auguriamo sarà radioso e pieno di. Ecco, dobbiamo preoccuparci dei prossimi vent'anni di trovare um, soluzioni veloci, utili, rapide, sostenibili, e sostenibili che fa parola sostenibile, esatto, e quindi alle sfide che la, che la situazione attuale ci pone, risposte che possiamo dare, anche se magari si potevano dare anche vent'anni fa, però ci siamo e dobbiamo trovarle adesso. Grazie Presidente. Ecco, no, infatti la questione eh, l'abbiamo posta in questi termini perché si tratta di scavallare i prossimi vent'anni, diciamo. Um, e I prossimi vent'anni sono interessanti perché nelle eh, come dire, traiettorie eh, che vengono tracciate per misurare la sostenibilità del nostro debito pubblico, si arriva esattamente là. Eh, ehm, io chiedo alla, alla Presidente Cavallari eh, se ci vuole illustrare quello che un po' dovrebbe eh, determinare il nuovo quadro del laboratorio. Ci sono degli esercizi eh, in cui si eh, presentano dei piani diciamo, strutturali di bilancio eh, validi per i prossimi 4 anni oppure per i prossimi 7 anni e ci dicono cosa avviene nei 10 anni successivi alla legislazione vigente. Ecco perché arriviamo a questo orizzonte temporale. Teniamo conto che purtroppo il nostro debito pubblico l'anno prossimo dovrebbe superare la soglia, non so se psicologica, dei 3.000 miliardi a, e, e la spesa per interessi su questo debito pubblico si avvicina drammaticamente ai 100 miliardi l'anno. Allora, questi sono i numeri da sostenere nel contesto, purtroppo, di diciamo, um, deficit demografico, che diceva adesso il Presidente. Eh, co, come, co, come la vede con questo, con, con questo nuovo quadro che dovrebbe chiudersi eh, diciamo, a partire dall'anno prossimo? Sì, allora innanzitutto grazie per l'invito, sono molto felice di essere qui. E, il nuovo quadro di regole si basa su due innovazioni principali rispetto alle regole attuali, ovvero un'attenzione alla traiettoria del debito nel medio termine, quindi che significa traiettoria del debito nei dieci anni successivi alla fine dell'aggiustamento, in quattro o in sette anni e, e l'altro è il disegno di piani strutturali di bilancio a medio termine differenziati per paese. Quindi entrambe sono delle innovazioni importanti. L'attenzione la, alla dinamica è quello che conta per la sostenibilità del debito. Per definizione il debito pubblico è sostenibile se l'economia è capace di generare risorse per il suo servizio, cioè per il pagamento della spesa per interessi. Quindi è necessariamente un'ottica di medio termine, è necessariamente un'ottica dinamica. Piani personalizzati, anche questa è un'innovazione fondamentale perché? perché permette di tener conto di caratteristiche ehm, tipiche ehm, di ogni singola economia e come sappiamo le economie europee sono piuttosto diverse, diverse nelle condizioni di partenza, quindi nelle situazioni di debito iniziali e diversi anche nelle prospettive di crescita a medio termine e nelle condizioni economiche congiunturali. Quindi sicuramente due innovazioni importanti e rilevanti e due passi in avanti rispetto alle regole attuali. Che cosa ci aspetta quindi in questo quadro di regole? Ehm, nelle scorse audizioni, una l'ho fatta martedì scorso, l'altra la settimana precedente in Parlamento, Abbiamo presentato, l'Ufficio ha presentato delle analisi che eh, mostrano la traiettoria del debito e dei saldi di finanza pubblica ehm, in assenza e in presenza di intervento. Vi, eh, senza entrare nei dettagli tecnici, vi eh, sintetizzo brevemente i principali messaggi. Ora, ipotizziamo una situazione in cui dal 2025 non c'è alcun intervento di finanza pubblica, cioè non c'è né una manovra restrittiva né una manovra espansiva. In queste condizioni che cosa succede? Il nostro debito inizia immediatamente a crescere e cresce da un livello intorno al 140 fino a oltre il 170% nei prossimi 15 anni, oltre il 180% se lo scenario macroeconomico fosse meno favorevole. Quindi eh, che cosa ci consegna questa quest analisi? Beh, la necessità di intervenire. Il secondo punto è di quanto e in che misura dobbiamo intervenire, quindi per mettere il debito su un sentiero, uh, su un sentiero discendente. E, mh, vi potreste chiedere perché il debito in assenza di interventi cresce. I motivi sono due, per la spesa per interessi, quindi si diceva prima una spesa per interessi che supera i 100 miliardi. E, e, e l'altro motivo, sempre legato all'intervento precedente, sono le spese legate all'invecchiamento della popolazione, quindi sostanzialmente pensioni e sanità. Quindi questa difficile transizione che, ci, che abbiamo di fronte nei prossimi vent'anni pesa sull'indebitamento netto, cioè tende a peggiorare il disavanzo, anche se il governo non fa alcuna manovra restrittiva o espansiva, quindi ha legislazione vigente, e tende quindi a pesare sul debito. Torniamo allo sforzo necessario. Possiamo immaginare delle traiettorie del debito discendente con un piano in quattro anni o con un piano in sette anni che soddisfa tutti i requisiti richiesti da questa nuova eh, metodologia e dalle nuove, dalle nuove regole europee. Per darvi un ordine di grandezza, ehm, con un piano in quattro anni il disavanzo si andrebbe a stabilizzare intorno al 1,7% del PIL, con un piano in sette anni intorno al 2% del PIL. Si tratta di numeri grandi, di numeri piccoli, si tratta di numeri non, non indifferenti e questo è normale vista le dimensioni del nostro debito, ma si tratta anche di numeri tutto sommato um, in linea con l'esperienza storica, quindi tutto sommato, tutto sommato fattibili. Qual è l'alternativa? Immaginiamo che le regole, attuali non possano, non, non, le regole attuali ritornino in vigore, quindi che non ci sia un accordo sul nuovo quadro di regole, e, e quindi immaginiamo che la regola eh, che vigerà eh, potrà essere la regola di eh, convergenza al, all'obiettivo di medio termine. Ehm, qual è la traiettoria di debito e, e la traiettoria di eh, saldi di finanza pubblica di indebitamento netto compatibile con le regole attuali? Siamo sostanzialmente in una eh, fase, diciamo nell'immediato, nei 4-7 nei anni, siamo a metà strada tra... Un piano di consolidamento in quattro, un piano di consolidamento in sette. Cioè la regola attuale nell'immediato richiederebbe uno sforzo di aggiustamento che è un po' di più di quello richiesto da un piano in quattro anni nelle nuove regole, un po' di meno da quello richiesto sempre dalle nuove regole in un piano a sette anni. Quello che è interessante però è che cosa succede dopo. E che quello che succede dopo è che nelle regole attuali, che sono, vi ricordo, delle regole uniformi uguali per tutti i paesi, c'è uno sforzo molto maggiore di quello richiesto dalle, eh, dalle regole nuove. Perché? Perché le regole nuove sono disegnate in un modo un po' più intelligente, ovvero, come vi dicevo, sono regole disegnate in modo da mettere il debito su un sentiero discendente nei dieci anni successivi al piano di consolidamento. Quindi per definizione sono delle regole che tengono conto della dinamica di medio termine. Viceversa la regola attuale, che è una regola eh, uniforme, uguale per tutti i paesi, numerica, nel caso dell'Italia significa un avanzo strutturale di 0,25% del PIL, è una regola quindi fissa, numerica, che non tiene conto della, non tiene conto della dinamica. Ecco, um, entra in scena un nuovo indicatore unico che è quello della spesa primaria netta, quindi uno, diciamo, una grandezza osservabile, come diciamo noi, eh, in statistica, ma le sfide statistiche che pone questa riforma diciamo, del patto di stabilità e crescita non sono poche, si, chiede, um, si chiederà un'informazione molto più forte sul sistema dei conti nazionali e appunto non solamente i fiscal council ma anche gli istituti nazionali di statistica saranno molto fortemente implicati. Eh, faccio un'altra domanda eh, velocemente um, per una risposta sintetica che questa volta ha sempre la Presidente Cavallari. Eh, siccome il braccio correttivo non è in questo momento sotto modifica, significa che noi probabilmente ad aprile saremo in procedura di infrazione per eccesso di deficit? C'è la possibilità, um, naturalmente perché il nostro disavanzo è superiore al 3% del PIL nel 2024, in realtà anche nel 25, quindi la possibilità c'è e dipende da come, si, da come la Commissione deciderà di valutare questo periodo di transizione, ovvero um, ancora non c'è stato, ancora siamo in una fase di negoziazione per l'adozione eh, delle nuove regole. Quindi mh, questa decisione, quindi se effettuare una procedura di disavanzo eccessivo, dipenderà anche in parte da come, da come va la negoziazione e da come si gestisce questo periodo di transizione. Però naturalmente eh, il debito è superiore al 3% del PIL e quindi siamo in piena infrazione. Diciamo che siamo attorno all'8, quindi effettivamente c'è una forte probabilità. Um, Dicevo prima delle sfide statistiche, eh, perché appunto la questione interessante eh, non si tratta solo di vincoli di finanza pubblica. Si tratta di stare dentro un bilancio consolidato, se mi consentite, che è quello de principalmente dell'Eurozona, in cui anche le classificazioni, per esempio delle spese fiscali, eh, devono essere uniformi, come tutte le altre statistiche dei conti nazionali. De siamo nel pieno corso di un'esperienza in cui il tema della classificazione dei de delle tax expenditure con i, i bonus edilizia e il super bonus. Eh, come dire, abbiamo letto tutti eh, che problemi hanno posto e che problemi sono ancora in campo con un effetto proprio sui dati di competenza, cioè sull'indebitamento netto. Giovanni Savio è il nostro collega che diciamo, eh, ha fatto le notti con Eurostat su questa questione e ci può, sì. e ci può raccontare co come la vede in prospettiva, in questa prospettiva. Allora, diciamo che l'ultima notte che abbiamo passato... È stata giovedì eh, perché questo eh, è uno dei due periodi di notifica. Eh, notifica Dunedì che lunedì abbiamo avviene, le notifiche di più. Sì, eh, usciamo per fortuna confermando i dati di finanza pubblica, di spesa pubblica che erano già stati pubblicati il 23 settembre. Eh, però c'è stato tutto un percorso, appunto, diciamo, questa santa inquisizione di Eurostat che ci ha tenuto un pochettino sulle, sulle spine per tre settimane. Eh, cioè, quest'ultima volta ci sono stati ben otto round di palleggio, diciamo, fra Istat ed Eurostat, perché questo è un il compito nostro in questa governance eh, europea eh, palleggio perché chiaramente lì si va nel dettaglio e ci si chiede di specificare, dettagliare eh, ogni metodo di stima, ogni fonte che è stata utilizzata e questo eh, è successo soprattutto per questa coda di super bonus eh, che sono stati rivisti per 4 miliardi e mezzo eh, rispetto alla stima precedente che era una stima di, che avevamo dato verso luglio di quest'anno. Eh, allora Eurostat prima eh, ha detto in questo palleggio no, eh, non dovevate rivedere tutti, tutti questi dati e poi per questa montare abbastanza forte eh, poi eh, questo verso le 10 le 11 insomma di mattina verso le 4 del pomeriggio ci ha detto che eh, avevamo eh, eravamo stati diciamo così tirchi e quindi dovevamo correggere di più essenzialmente per un miliardo e mezzo eh, verso le 11 23 <ride> ci hanno detto che avevamo stimato bene per fortuna, quindi non ci siamo presi la, noti la mm, riserva diciamo così, sui conti eh, perché non potevamo più cambiarli a quel punto eh, e quindi eh, lunedì eh, confermeremo eh, i dati che erano già stati rilasciati qualche settimana fa. Ora, eh, questo tutto per il super bonus, eh, però questo tema dei tax credit è eh, effettivamente importante, cioè ricordo sem semplicemente che fra il 2020 e il 2022 c'è stato un totale di 92 miliardi di tax credit. Questa è la cifra, l'ammontare che abbiamo stimato. Uh, super bonus 110%, bonus facciate e tutti gli armenicoli vari. Ora, uh, in funzione di, questi, uh, di questo cambio, di questo shift uh, dai netti alle spese, e in funzione di una classificazione che non è ancora chiara di questi super bonus, uh, questo a partire dal 2024, perché fino a ad ora sono classificati come payable, ora non è che vado troppo nel dettaglio, c'era stata una prima fase eh, in cui venivano classificati come non payable, poi siamo passati a payable e ora con l'ultimo advice c'è questo rischio, questa ombra che a partire dal 24, soprattutto se questi debiti eh, incagliati porteranno eh, a delle perdite consistenti possano essere riclassificati come non payable. Questo, se eh, aveva eh, un impatto sui conti pubblici, nel futuro ce l'avrà di più, perché calcolandoli eh, su un indicatore di spesa netta. Eh, che deve essere definito bene. Eh. Questo è un problema su cui vi spio: esercizio statistico non banale. Eh, eh, il fatto che questi siano classificati come payable eh, o non payable, eh, cambia effettivamente le cose drasticamente. Perché in un caso eh, sarebbero come entrata, in un altro come spesa effettivamente sostenuta. Quindi, questo è quello un po' preoccupante eh, in presenza poi di un uh, scrutinio da parte di Eurostat che sarà sempre più pesante, perché qualcosa è calcolare saldi e quindi insomma, le varie partite si possono annullare. Però quando il focus è solamente sulla spesa, netta o non netta, lì eh, appunto le cose per fortuna. Abbiamo un SEC 2010 che guida e un manuale MGDD che è il Manual on Government Deficit and Debt che verrà aggiornato ogni tre anni. Diciamo l'ultima edizione del 22, ed era quasi totalmente dedicata all'Italia, anche se il nome dell'Italia non veniva mai o quasi mai fatto proprio per questa cosa della classificazione dei super bonus e dei tax credit. Eh, grazie Giovanni. La buona notizia è che non abbiamo una riserva sui conti, la generosità di Giovanni ci ha anticipato quello che diremo lunedì, eh, è una buona notizia per i policemaker principalmente, oltre che per i colleghi che ci stanno seguendo. Eh, L'altra questione, per raggiungere una complicazione di esercizio statistico, l'anno prossimo noi facciamo anche l'anno che fa il benchmark sul prodotto interno lordo e eh, con anno di riferimento 2021, proprio l'anno della maxi revisione che abbiamo fatto quest'anno. Eh, chiedo al dottor Loiero ehm, da tecnico e dal punto di vista tecnico eh, questa evoluzione del quadro regolatorio come lo vede eh, per chi è chiamato invece a disegnare le strategie appunto di, programma, di, di programmazione di bilancio e di policy. Ci C'è sentito sì. Eccoci sì avevo disattivato l'audio sentite sì. Sì, sì, perfetto. Sì, ecco. no Ovviamente eh, approfitto anche io per ringraziare sinceramente l'Istat e la società statistica per l'invito. Mi rincresce davvero di essere presente, eh, eh, essere presente solo, solo da remoto, ma ovviamente, come sapete, eh, lunedì scorso è stato approvato il disegno di legge di bilancio al Consiglio dei Ministri, ma non svelo nessun arcane imperi, eh, ricordando che purtroppo ormai da anni, oltre al monocameralismo alternato, no, la lettura di un solo ramo del Parlamento, l'approvazione del disegno di legge in Consiglio dei Ministri. A questa approvazione segue una fase complessa di elaborazione da parte degli uffici sia di matura dei testi sia di predisposizione di tutta la documentazione di accompagnamento. Eh, ponderosa che eh, in forma cartacea eh, copre circa, circa 13.000 pagine in media di documentazione da depositare in Parlamento quest'anno in prima lettura al Senato della Repubblica per cui gli uffici eh, sono eh, in di, di tutti i ministeri ma ovviamente in particolare quello del MEF particolarmente impegnati in questa fase poi a me rincresce ancora di più perché nel mio percorso professionale quello l'esperienza che ricordo davvero con maggiore eh, il piacere, è stata quella proprio la presidenza della Commissione per la Garanzia dell'informazione e della qualità dell'informazione statistica. Mi ha consentito di toccare con mano diciamo così, quello che è il valore dell'informazione statistica e la professionalità dell'istituto e di tutti quelli che contribuiscono all'elaborazione del PSN e tutti i documenti connessi. E sul tema, riallacciandomi a quello che già diceva prima la professoressa Cavallari, noi Cavallari ci eravamo lasciati, eh, vi ricordate, a novembre scorso 2022 no? con la comunicazione della Commissione europea. Adesso sono stati fatti dei passi avanti rilevanti, ma la proposta di riforma mantiene quegli aspetti fondamentali del, della comunicazione di, di fine 2022. In primis, come si accennava prima, il percorso multiannuale per l'aggiustamento dei conti pubblici. È da, da almeno du due decenni che, che dibattiamo sul tema specifico dei uh, Medium-Term Budgetary Frameworks. No? In particolare segnalo nello specifico un lavoro di Diana Radu di luglio scorso, un discussion paper della Commissione Europea che è intitolato proprio MTBF in the U.S., Fit for Purpose and for the Future. Punto interrogativo: Vi rinvio alla lettura di quel documento che fa il punto della discussione, del dibattito sul, sul tema appunto dei, dei budget eh, pluriennali perché ragionare troppo su, sul breve termine, nell'ambito soprattutto di questo, dello spirito di, di quella che sarà, eh, si, si auspica, eh, questa riforma è, è fondamentale. L'altro punto fondamentale appunto per il policy maker, a mio modo di vedere, oltre appunto alla individuazione. Di un chiaro percorso multiannuale per l'aggiustamento dei conti e la differenziazione per singolo paese. Con alcune modifiche eh, che possono essere valutate se positive o negative a seconda della posizione del singolo paese, eh, e alcuni eh, specifici aspetti che, però, verranno eh, definiti nel corso della, della trattativa, come sapete, ancora in corso. Se posso spingere a dare un giudizio appunto tecnico terzo sulla accettabilità o meno di questa eh, vantaggio o meno di, di questa riforma perché appunto l'alternativa la, come sapete è una non riforma un standstill e rispetto a quello che è stato detto prima devo solo rammentare la dichiarazione del commissario Gentiloni che rispetto a questa ipotesi dichiarava che eh, nel caso in cui non dovesse essere approvata nessuna riforma, la commissione applicherà le regole tenendo conto in parte anche degli orientamenti contenuti nella riforma. Ma tendenzialmente io spiegherei spero di, di non do, che non dovremmo affrontare questo tipo di problema la, la trattativa in corso. Vantaggiosa, o svantaggiosa dal punto di vista del policy maker italiano e di, di chi si troverà a gestire i conti pubblici nei, nei prossimi anni. Io direi sostanzialmente che prevalgono gli elementi di positività per almeno tre, tre, tre aspetti, sono anche condivisi, diciamo così, in, in letteratura. Il primis, ovviamente, perché è previsto un percorso di rientro più, più graduale rispetto alle regole attuali, che sono tendenzialmente, no? Prevedono un percorso di rientro abbastanza abbastanza rigido. E poi offre obiettivamente alla proposta di riforma, al netto di punto di come sarà approvata, uno spazio sicuramente maggiore per. Per gli investimenti, che è il grande tema di cui si dibatte anche con riferimento, appunto, alle ipotesi di esclusione di alcune partite o meno dal computo dei saldi, eh, rispetto, appunto, alla, alla regola unica, e all'interno di, di, di questi vincoli consente di scegliere poi il proprio percorso di aggiustamento, no? è, il, è il famoso, insomma, eh, la famosa responsabilizzazione eh, dei singoli stati eh, membri rispetto ai percorsi differenziati. Che però devono essere comunque eh, essere sottoposti a regole eh, annuali e questo è uguale per tutto. Se questo è eh, in estrema sintesi, non so se sono stato eccessivamente sintetico, il quadro di quello che ci attende rispetto appunto a questo tripack. No? L'ultima riforma l'avevamo denominata six pack, che fatta di, di cinque regolamenti e una direttiva, questa è costituita di due regolamenti e una direttiva, i, i due regolamenti che, che cambiano i due bracci e e la direttiva che cambia la direttiva sui, sui quadri di bilancio. Come si stanno collocando eh, la, la trattativa e i singoli eh, contributors su, su questa trattativa? Al momento, adesso senza rivelare nessuna arcana di, di quello che è la trattativa in corso, che ovviamente non, 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 non sono... Autorizzato diciamo così, a riferire nei, nei dettagli sono evidentemente, ma forse eh, rientra anche nelle tecniche di bargaining istituzionale: no? restano ancora distanti le, le, le posizioni. E, è chiaro che i due attori principali, le due economie principali, Francia e Germania, quando avranno anche loro esplicitato o reso più, più chiaro il loro intendimento eventualmente comune, ci sarà un passo ulteriore. Però eh, il punto di caduta lo vedremo appunto solo nei prossimi consigli di, di novembre a guida, a guida spagnola. La logica sempre appunto qui senza rimangare in teoremi di, di political economy particolarmente è topo, è troppo astrusi. La logica che si segue è comunque quella della logica a pacchetto che si ehm, anche qui si conferma fondata su quattro assi, sono sempre quattro diciamo, i temi, gli argomenti, diciamo, i, i quattro punti cardinali delle discussioni che ormai da, da, da almeno 15 anni eh, tengono banco in, in sede europea sulla riforma delle regole e quindi la, le salvaguardie comuni eh, rispetto appunto a, a, agli stati, potete benissimo immaginare di, di chi, si, chi, eh, chi si allude mh, che desiderano delle regole. Eh, quantitativo e numeriche più stringenti, lo spazio fiscale per gli investimenti. Sapete che in alcune fasi, appunto, di questo, di questo fiume carsico, che è l'eterna riforma del patto di stabilità e crescita, c'è stato un periodo in cui c'erano delle regole specifiche eh, per gli investimenti, l'equilibrio tra le istituzioni, no? eh, quindi commissione, Consiglio, ma anche, anche i fiscal boards. L'applicazione delle regole, eh no, l'enforcement effettivo delle regole, che come sapete, se eh, non è mai giunta a conclusione il braccio correttivo per nessun paese, è stato appunto un punto, uno, uno dei, dei gap fondamentali di queste regole. Delle regole, come dicono i giuristi, imperfette che non hanno mai trovato una effettiva applicazione eh, delle, eh, delle sanzioni. Rispetto a questo quadro, vedremo a novembre come si, come si posizioneranno i paesi. Chiaramente, l'Italia eh, ha messo in evidenza la necessità, la sua posizione specifica eh, rispetto alla, alla New Next Generation Europe, la necessità di, di escludere da, questa, da questo computo anche in via, ovviamente, eh, temporanea uh, le spese connesse appunto al, al next generation e mentre appunto dalla da, da parte degli de, 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 stati del nord della de, nuova lega anseatica invece c'è questa evidenziazione della necessità di avere frutti, regole numeriche sì, più più stringenti sì. vedremo nelle prossime settimane come si posizioneranno i singoli paesi, e sulla base appunto di questo posizionamento potremo uh, prefigurare quali saranno le, le nuove regole, esatto. e se quei vantaggi saranno effettivamente realizzati. Esatto, ecco, è, è, una, è un cantiere non banale, non solamente dal punto di vista dei policy maker, ma anche dal punto di vista di tutti i tecnici che ne sono coinvolti. È, è un cantiere che ha uno sviluppo di, nei prossimi mesi per capire il quadro regolatorio, poi appunto dicevamo prima. Arriveremo in primavera e vedremo come verremo valutati. Um, in primavera poi si fa il DEF e qui c'è Ottavio Ricchi, che è un economista e che è il direttore della diciamo direzione che fa le analisi eh, economiche al Ministero dell'Economia e che ha il compito appunto eh, specifico di compilare quei complessi documenti a elevato tasso statistico, diciamo. <ride> E eh, ha elevato il tasso di complessità. Abbiamo sentito tra le varie cose, dal mio punto di vista, una interessante che si riducono eh, non solo gli spazi fiscali, ma anche gli spazi per la creatività fiscale del nostro paese, perché come dicevamo prima, poi bisogna classificare eh, gli oggetti che vengono introdotti nella, nel nostro ordinamento. Eh, in questo quadro, dal suo osservatorio, come, come la vede? Funziona, vero? Ok. Ma eh, diciamo riprendendo un attimo eh, dal, dai piani finanziari e strutturali, no? eh, ri, concentriamoci prima sul quadriennio, l'elemento molto forte di novità è di una ancora maggiore coerenza rispetto al passato tra l'aspetto della programmazione finanziaria e quello delle riforme, cioè tutto dovrà confluire in un unico documento. All'interno di questo documento eh, si dovranno eh, contemperare diverse esigenze date risorse scarse. No? E la scarsità delle risorse, tra virgolette, potrebbe crescere in funzione degli obiettivi fiscali no? di convergenza che dobbiamo conseguire. Un tema, eh, ad esempio, e qui mi voglio legare eh, un po' al PNRR, è, è quello degli investimenti. Sappiamo che abbiamo un'elevata quantità di investimenti da fare nel primo biennio, 25-26, successivamente eh, il discorso potrebbe cambiare. Cioè all'inizio c'è una pressione di risparmio perché prendiamo tanto in prestito, successivamente eh, c'è il rischio, e qui eh, si dovranno contemperare diciamo, diverse esigenze, che eh, gli investimenti vengano di nuovo a essere sacrificati. Da qui tra l'altro la richiesta italiana di, eh, diciamo, di preservare questa voce di spesa. Qual è l'altro eh, legame col PNRR a cui sto pensando? Il PNRR eh, ha diciamo, degli obiettivi eh, fondamentali, cioè va a, a iniziare quel processo, per esempio, di transizione ecologica, eh, di transizione digitale e così via. Sono risorse, però è un piano, chiamiamolo, di breve periodo, mentre l'Italia si trova a attraversare un processo, chiamiamolo epocale, per usare un parolone, ma insomma, di... Transizione che vede le tappe intermedie al 2030 e poi addirittura eh, per arrivare al 2050. E eh, nel fare ciò insomma, andranno eh, messe in campo eh, non poche eh, risorse. Tornando diciamo un po' alla questione di vari obiettivi. Eh, mh, scarsità di risorse, è vero, le risorse possono essere eh, riaumentate facendo politiche giuste, corrette. Eh, agendo eh, sulla demografia nel lungo, ma diciamo, aumentando, migliorando l'aspetto migratorio, forse più dal punto di vista della qualità, no? eh, aumentando l'offerta di lavoro, aumentando la produttività. Ciò detto, eh, bisognerà, ripeto, contemplare diverse esigenze, chiamiamo della tenuta sociale del paese. No? E qui rientra eh, l'altro discorso dei, uh, diciamo del benessere eh, equo e solida eh, solidale, se non sbaglio, no, eh, sostenibile, eh, 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 che il, diciamo, eh, abbiamo come compito di seguire. Il nostro è l'unico Paese che deve dare conto eh, di come la programmazione economica impatti su diverse dimensioni, che non siano soltanto quella economica. Quindi, eh, abbiamo il campo del va bene, benessere economico, d'accordo, la salute, eh, diciamo, aspetti di inclusione e così via. E eh, noi eh, un, due volte l'anno eh, siamo tenuti a eh, descrivere l'impatto della programmazione di bilancio su, in, in, eh, su tutti questi indicatori. C'è una difficoltà eh, notevole, alcuni di questi non sono particolarmente adatti perché eh, rispondono molto lentamente alle politiche, pensiamo all'eccesso di peso. Non è che un, uh, un DEF possa risolvere il problema, si muoveranno pochissimo nell'arco di tre anni. E ci sono insomma eh, al, tante altre questioni eh, di complessità. L'ultimo elemento di complessità che vorrei dare è, per tornare al discorso della scarsità delle risorse. Eh, riguarda la capacità di lettura complessiva di questi indicatori. Ci sono per esempio indicatori che insistono eh, sul mercato del lavoro o sulla, eh, diciamo sulla, sulla povertà, no? quindi eh, si può agire eh, dal punto di vista del benessere economico, eh, ad esempio stimolando il mercato del lavoro oppure tramite politiche redistributive. Ci sono dei trade-off. E, eh, e, e c'è di nuovo una scarsità di risorse, quindi questa è un po' un'altra difficoltà. Mm, forse chiudo facendo diciamo, una specie di reclamo, diciamo, di questi temi eh, ci si occuperà nel novembre 2024, quando insieme all'Istat e il MEF, Uh, si curerà a Roma uh, il, uh, il settimo Se non sbaglio. Settimo forum well-being, sì. Esatto, sì. settimo forum well eh, e uno dei temi in campo ci sarà ancora una volta quello del BES. Grazie dottor Ricchi, è un impegno istituzionale che abbiamo appunto nel secondo semestre dell'anno quando il paese guiderà il G7. Eh, il nostro tempo è praticamente concluso, però se il presidente. No, allora concludiamo così. Eh, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguiti, abbiamo affrontato dei temi, mi rendo conto, piuttosto complessi ma che ci riguardano eh, singolarmente nei prossimi anni. Grazie, grazie a chi è intervenuto e buon proseguimento per i lavori del festival. Grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie. Grazie.